Benvenuti ad una nuova trasmissione con Dietro la Notizia, il consueto approfondimento giornalistico di Caserta Sera. Parleremo stasera di aree interne, cosa si può fare, cosa non è stato fatto. Ne parliamo subito dopo la sigla con due autorevoli ospiti. Sigla. Bene, torniamo in studio dopo la sigla con i nostri ospiti che andiamo subito a presentare, che sono il sindaco di Valle Agricola, Rocco Lanti, delegato per questo settore da ben 17 sindaci. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera. E Angelo Milo, presidente dell'Associazione Matese in Movimento. Benvenuto. Buonasera. Sindaco Lanti, rivolgo a lei la prima domanda. Che cosa intendiamo per aree interne? Spieghiamo un po' ai nostri telespettatori a casa, a me compreso. Allora, buonasera a tutti. Allora, la SNAI, la Strategia Nazionale Aree Interne, diciamo, in realtà prevede, è una sorta di strumento dove in quelle zone, cioè che cos'è un'area interna? L'area interna è una zona, è un territorio che ha carenza di servizi essenziali. Quindi, cioè, non la intendiamo per area interna perché è interna, ma, diciamo, o perché magari non è costiera, ma l'area interna è solo perché è un servizio, non vi sono i servizi essenziali, c'è questa carenza e quindi ecco la strategia nazionale studiata allora nel 2012 dall'allora ministro Barca, poi insomma è andata avanti. Lorenzo, io dico subito, chiariamoci che noi, sono stato delegato dai 17 colleghi sindaci del comprensorio della comunità montana, ma noi ancora non siamo un'area interna. Questo lo dobbiamo chiarire. Noi ci siamo candidati per essere accreditati, per diventare un'area interna, per sfruttare questa opportunità di area Un interna. altro ritardo sicuramente questo, no? Certo, perché allora io non ero ancora sindaco, insomma, ma diciamo, noi il Matese, la STS 10 Matese come area interna c'era all'interno della strategia nazionale. Poi, come dire, si è perso un po' per strada e adesso stiamo cercando, come dire, di riacquistare, di farci riaccreditare per diventarlo, insomma. Uno dei problemi delle aree interne, molto spesso si parla di spopolamento. Al dottore Miro volevo chiedere questo: come si potrebbe frenare lo spopolamento e riportare sui territori chi invece se n'è scappato, se n'è dovuto scappare? Ma buonasera a tutti. Ricollegandomi a quello che diceva il sindaco Landi, diventa fondamentale, anzi inderogabile, la possibilità che questa nostra area venga inserita tra le aree pilota nella strategia nazionale aree interne. Questo perché diventa determinante, perché tutto quello che si sta sviluppando in termini anche di risorse, legate al Piano Nazionale di Resilienza, sono strettamente legate a queste aree. Quindi, se non siamo riconosciuti, corriamo il rischio di non essere così investiti da queste risorse. E questo fa il paio con la domanda che lei poneva sullo spopolamento, perché è chiaro che se non si creano le condizioni per uno sviluppo, diciamo, di prospettiva per le nostre aree, chiaramente saranno sempre più così abbandonate e quindi lasciate un poco a quelli che sono gli eventi che fino adesso abbiamo assistito. Dottore Milo, c'è, possiamo dirlo questo, credo, che è un dato, voglio dire, la capacità delle amministrazioni a fare sinergia, l'incapacità, o meglio, questo ha un peso determinante per questo, no? Infatti, noi diciamo, sabato scorso abbiamo partecipato ad un evento organizzato dalla Vanvitelli che sta proprio facendo uno studio su queste tematiche e lì praticamente quello che è emerso è proprio questo, cioè tutti coloro che sono intervenuti, i sindaci che sono intervenuti, hanno posto questo problema. Un po' della capacità di fare sinergie tra di loro, cose che in pratica già in alcuni casi sono avvenute, però qui ci troviamo di fronte anche ad una svolta epocale, cioè fare sinergie rispetto a pochi comuni, a dei servizi messi, diciamo così, a regime va bene, ma qui per poter accedere anche a quelli che saranno gli ipotetici benefici, laddove riusciamo, speriamo di riuscirci ad essere inseriti come aree pilota
ruota nella strategia nazionale, bisogna passare attraverso una unione dei comuni, che praticamente è un qualcosa di normato dalla legge nazionale, quindi tutto lo sforzo deve essere fatto in tal senso. Sindaco, lei è molto attento al territorio, questo lo sappiamo bene. Non a caso è stato poi delegato dai suoi colleghi, anche se ufficialmente ancora, lei mi diceva, non esiste ancora la struttura. Ecco, per esempio, il settore della sanità nella SNAI è fondamentale, è uno dei tre pilastri, no? Insieme alla scuola, mi aiuti lei, il trasporto. Certo Lorenzo, in pratica la strategia nazionale interna si muove su questi tre pilastri, come enunciavi bene tu, ovvero sanità, istruzione e trasporti. Queste sono le tre direttrici fondamentali, e su queste tre direttrici, qualora insomma, speriamo riusciamo ad essere accreditati quali all'interno, io sono fiducioso, insomma, col nuovo anno dovremmo farcela, quindi come diceva anche bene l'amico Angelo, insomma, è un'opportunità che non possiamo perdere, quindi dobbiamo essere uniti, coesi con i colleghi sindaci, che solo questo canale ci può veramente fare attingere a finanziamenti importanti. E queste risorse vanno gestite su questi tre pilastri principali, così come mi chiedevi tu, ovvero diciamo, non dispersi in mille rivoli come è stato sempre fatto in passato, ma creare 3-4 progettualità comuni a tutto il territorio, cercando di individuare insomma queste 3-4 progettualità e unirci e portare avanti quelle progettualità. Un comparto sicuramente importante è la sanità. Oggi anche la pandemia insomma ci ha insegnato che dobbiamo avere una sanità, io la chiamo sanità di prossimità, sanità di comunità, sanità certo. Territoriale, quello che ormai ci diciamo un po' tutti, perché che vediamo anche un po' quali sono le criticità attuali, quali sono l'emergenza urgenza, tradotto il 118, di fatto è un servizio che non ci viene garantito, almeno ai territori montani, nonostante gli sforzi, voglio dire, dell'ospedale di Piedimonte Matera, il 118, ma diciamo che per legge l'ambulanza dovrebbe trovarsi sul posto entro 18-20 minuti. Ti do una notizia, insomma, a Valle Agricola arriva dopo 45 minuti, e questo in condizioni normali, ovvero d'estate, pensiamo d'inverno con neve, ghiaccio, ma e dico di più, il comune di Retino, che a 1000 metri, impiega un'ora ad arrivare. A Gallo Matese, nella frazione di Valle Lunga, impiega 1 ora e 20, quindi diciamo questo è un qualcosa che noi, voglio dire, dobbiamo attivarci in tal senso. E quindi sulla strategia, quali sono le idee, le progettualità? Intanto è creare le strutture, ok? Quali possono essere? Perché poi insomma ci diciamo tante cose, però poi dobbiamo anche essere concreti e fare delle proposte. Allora io immaginavo anche delle strutture per rendere questa sanità più vicina al cittadino, ecco. Potremmo partire dalla FT, scusatemi questi termini, insomma, ma sarebbe questa aggregazione funzionale territoriale dove i medici di medicina generale, i medici di base, hanno l'obbligo di legge già oggi di coprire il servizio H24. Ovviamente è un luogo che raggruppa un comprensorio di comuni, immagino 5, 6, 7, 8, 10 comuni, come diceva l'amico Angelo, anche in comunità montana potremmo fare due unioni di comuni e quindi gestire questo con un punto equidistante, centrale, quindi pensare a questo, che di fatto ci sono attualmente, solo diciamo che non funzionano, andrebbero migliorate questi effetti. Ti ne dico un'altra proposta, sarebbe quella di creare sempre questo luogo fisico, una struttura vera e propria, scusatemi sempre, ma viene chiamato con l'acronimo di UCCP, ovvero una unità complessa di cure primarie. Questa struttura, dove all'interno di questa struttura si potrebbero realizzare, oltre diciamo così alla medicina di base, ma anche le visite specialisti. Quindi nella struttura sempre comune, diciamo che raggruppa un comprensore di comuni, ecco, non per ogni singolo. Ma guardi, c'è una notizia a proposito, lei mi parlava di comunità. Ieri è stato inaugurato, o meglio, è stato fatto un sopralluogo sull'area dove nascerà a breve, esiste già un progetto pronto, un ospedale di comunità a Mondragone. Cioè, voglio dire, è già concentrato l'ospedale in quella zona, penso che è ben servito, però si continua a creare delle strutture, mentre l'ospedale di Piedimonte, ad esempio, che avrebbe bisogno di essere rafforzato con medici, con personale, con strumenti, siamo ancora fermi. Angelo, giusto per concludere, Lorenzo, scusami, giusto per concludere, mi dai un assist importante, l'ospedale di comunità. Ecco, anche queste sono strutture, tra l'altro, previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal PNRR. Quindi noi dobbiamo solo creare le progettualità e cercare di portarle avanti. Ma ti dico di più, se posso, ecco, giusto fare una parentesi.
Nonostante l'ospedale sicuramente va, come dire, ampliato, ma funziona anche bene. Vuol dire, il problema qual è? Che a volte intasiamo il pronto soccorso. Io mi sono preso i dati, insomma, se si vedono gli accessi al pronto soccorso, il 90% sono codici verdi e bianchi, ovvero persone che non dovrebbero proprio recarsi al pronto soccorso. Il problema perché se ci si reca al pronto soccorso? Perché non c'è la medicina territoriale, non c'è a Valle Viva non c'è il medico di famiglia che ha obbligo di studio, ci sono due o tre medici che vengono a fare La ambulatorio stessa medicina che un'ora, poteva aiutarci durante il Covid, che se c'era la medicina territoriale, no, la gente non correva tutto in ospedale. Vabbè, insomma, la storia è lunga. Invece, dottore Milo, il problema parco, che pure è molto importante, ma perché non decolla? Che cosa è successo? Ma perché non decolla è, diciamo, legato, credo, almeno per quelle che sono le ultime notizie che sono in nostro possesso, sempre a questa, diciamo, poca attenzione o poca capacità di comprendere da parte delle istituzioni, in questo caso le regioni, dico le regioni perché qui si tratta del Parco Nazionale, quindi sono sia la regione Campania che la regione Molise, e che sono, come dire, insieme in questo percorso, e non si riesce ad oggi a capire, diciamo, qual è lo stato dell'arte. Fatto è che entrambe le regioni continuano ad asserire, così però con verità che solo loro, diciamo, di cui solo loro sono depositari, di aver svolto tutto quello che era nelle loro competenze, ossia di aver inviato la perimetrazione al ministero. Che era uno dei problemi, Che era no? uno, no, che è il problema, diciamo, di Ancora fondo. oggi. Se questo poi sia avvenuto realmente, diciamo, non è dato sapere, almeno ufficialmente, però nei fatti certo è che la Campania pare che, diciamo, un passo avanti l'aveva fatto rispetto al Molise, che aveva chiesto una proroga. Però il dato oggettivo è che oggi, a distanza ormai di 4 anni, noi corriamo il rischio, insomma, abbiamo preso la giusta strada per intraprendere lo stesso percorso che abbiamo fatto col Parco Regionale, perché in pratica si è avviato tutto il discorso nel 93 e poi ha preso corpo 12 anni dopo. Speriamo che non succeda anche questa volta, perché anche il Parco Nazionale, collegandoci sempre alla capacità di poi evitare che i nostri comuni demograficamente siano, come dire, vadano verso lo zero, anche il parco può dare un grosso contributo a far sì che si crei quel circolo virtuoso per cui, diciamo, si mettono in moto tutta una serie di meccanismi di carattere sia ambientale, naturalistico e di attrattività per il nostro territorio, che possono far sì che si sviluppi, insomma, sia la Intanto la permanenza cosa che... migliore è, io credo, di parlarne continuamente delle aree interne, come stiamo facendo noi stasera. Adesso mi è giunta una notizia di poco fa, lei potrebbe confermarmela, che a breve a Piedimonte ci sarebbe organizzato dalla nuova amministrazione un incontro sulle aree interne. Non so se risulta a lei questa. No, questa mattina anche io, diciamo, ho avuto questa notizia. Pare che per la prossima settimana insomma, il sindaco di Piedimonte abbia preso, diciamo, questa iniziativa per far sì di creare un momento, come dire, di confronto con il Ministero per la Coesione Territoriale, perché questo è il ministero, diciamo, di riferimento, e fare, organizzare un incontro dove, diciamo, non so adesso fisicamente chi sarà presente, chiamando tutti i sindaci del territorio interessato e avere un confronto, diciamo, istituzionale. Sindaco, allora che cosa si può fare nel frattempo, in attesa che tutto viene istituzionalizzato? Lorenzo, dicevi bene tu, insomma, ecco, importante è cominciare a parlarne, più se ne parla meglio è, anche voi, voglio dire, i mezzi di informazione e concentrare, ecco, accendere i riflettori su questa questione delle aree interne. Ben venga l'iniziativa del Comune di Piedimonte Matese, insomma, che può essere comune trame, insomma, di questa attività. Speriamo, insomma, ci sia un, come dire, un forte impatto. E volevo chiudere, come diceva, insomma, Angelo, adesso è il momento di concludere, adesso dobbiamo essere, come dire, riconosciuti aree interne, anche perché la provincia di Caserta è l'unica provincia che non ha un'area interna riconosciuta.
Quindi noi ne abbiamo, come dire, non dico tutto il diritto, ma le caratteristiche, le potenzialità, noi dobbiamo sfruttare questa opportunità obbligatoriamente. Quindi il fatto di accendere i riflettori, di parlarne, di confrontarci, vengono fuori le idee, vengono fuori le proposte, io credo che questo dobbiamo continuare a fare adesso e farlo in modo, come dire, costante. Ecco, ecco, dottore Milo, quanto è importante il ruolo dell'associazione? Lei è il presidente di un'associazione importante, appena nata, Matese in Movimento. Quando può incidere? Ma il ruolo delle associazioni deve essere quello, diciamo, di stimolo alle amministrazioni, proprio nel senso che si diceva poc'anzi, cioè di essere, come dire, insieme con, diciamo, i soggetti che poi devono portare le istanze del territorio, così fare sintesi, no? E trasferire quelle che sono queste necessità. Quindi la capacità di fare sinergia non deve essere solo quella delle amministrazioni, ma anche delle associazioni. Perché, diciamo, sui nostri territori ci sono molte associazioni che svolgono anche un ruolo, diciamo, abbastanza importante, no? Perché fanno, come dire, proprio da cassa di risonanza su quelle che sono le esigenze dei territori, che chiaramente non possono essere, come dire, patrimonio di conoscenze da parte di tutti, ma solo attraverso la capacità di confronto, di dialogo quotidiano anche sulle argomentazioni che di volta in volta si pongono, possono, dire, dare un contributo veramente, diciamo, non visto che la politica è un po' distratta su queste cose, o no? Questo ce lo possiamo dire. Diciamo che in pratica, se noi, senza voler, come dire, puntare il dito verso nessuno, però se pigliamo, come dire, le cose che stiamo ragionando stasera, è vero che, insomma, si evita sempre di fare dei riferimenti specifici, però nel caso della strategia nazionale delle aree interne, cioè, voglio dire, noi stiamo parlando di un qualcosa che parte dal 2002, se non sbaglio, e in pratica, di fatto, però, nell'arco di tutti questi anni, diciamo molte amministrazioni, tra cui, voglio dire, quella di Valle Agricola, sicuramente avendo avuto, diciamo, pure l'input delle altre amministrazioni, ha svolto un ruolo non di poco conto in termini di contributi, di sollecito, però non c'è stata una risposta. E la stessa cosa sta avvenendo per il Parco Nazionale, e la stessa cosa, possiamo dire, è avvenuta pure con i distretti rurali, no? Perché poi, come al solito, le cose si fanno, poi non se ne parla più. La legge sui distretti praticamente è stata, diciamo, fatta in Campania ben 20 anni fa, poi il regolamento attuativo è stato fatto solo qualche anno fa, e poi è stato anche modificato, perché adesso si chiamano distretti del cibo, non si chiamano più distretti rurali. Poi è stata fatta, come dire, una corsa verso questo tipo di possibilità, però poi tutto si ferma. Quindi è un continuo, non dico responsabilità solo della politica, ma anche una corresponsabilità a non capire che qui le cose devono essere, come dire, portate avanti in modo sinergico da tutti. Sindaco, secondo lei è importante anche essere tante? Cioè, noi siamo geograficamente molto, diciamo, comprende molto territorio, però poi sostanzialmente i cittadini sono pochi. Quindi molte volte il politico tende a dare una mano più dove ci sta una popolazione più intensa, più rispetto alle zone nostre. Io credo che questo, sì, alla fine sia importante, loro lo valutano questo. Lorenzo, io penso che noi dobbiamo essere uniti, coesi e remare tutti nella stessa direzione. Non sono molto d'accordo su quest'ultima tua, come dire, considerazione, per il semplice fatto che le altre aree interne più o meno rispettano i territori delle comunità montane, più o meno hanno la nostra popolazione, più o meno hanno le nostre difficoltà, hanno quindi anche loro, di fatto, con poca popolazione, pochi cittadini. Io credo che forse in questi anni è mancato forse quel ruolo importante, capofila di Piedimonte, che poteva dare, ecco, quella spinta in più. Insomma, quindi io spero quindi, che... Quindi in qualche modo dice un poco quello che sto dicendo io.
Sì, ecco, io credo che Piedimonte ha questa funzione importante e la devi assolvere. Io ho avuto modo anche di confrontarmi, insomma, ecco, con il nuovo sindaco, insomma, e gliel'ho proprio detto, sindaco, voi avete una responsabilità. Noi purtroppo diamo una mano, siamo per l'amor di siamo tutti sindaci, però voglio dire che Piedimonte deve avere questo ruolo di guida con gli altri comuni. Noi ci impegniamo, facciamo, però Piedimonte deve averlo e lo deve in qualche modo quindi prendere in mano la situazione e andare avanti, voglio dire, perché solo così noi riusciamo ad ottenere risultati. Ovviamente essendo uniti e con questo ruolo forte di Piedimonte. Dottore Milo, faccio la stessa domanda ad entrambi. Siamo verso la fine. Quanto sarà importante il recovery plan nelle aree interne? No, Fondamentale, il immagino, no? recovery plan praticamente ormai, innanzitutto speriamo che questo piano nazionale di resilienza Di rilancio, e diciamo. di rilancio sia, come dire, poi suffragato da certezze, perché fino ad oggi, insomma, i numeri delle risorse sono tante che dovrebbero, diciamo, ricadere, diciamo, sui territori. E per le aree interne ci sarà una grossa fetta di risorse che dovrebbe arrivare. E quindi diventeranno determinanti nel momento in cui però si raggiungono questi obiettivi. Perché se il ragionamento continuerà ad essere quello che solo le aree pilota, quelle cioè individuate nella strategia, poi saranno, non dico in linea prioritaria, ma beneficiarie, diciamo, in modo diverso, più congruo rispetto alle aree che non lo sono, noi corriamo il rischio in tutta la provincia di Caserta, e questo è un problema che riguarda non solo l'area del Matese, ma anche quella del Monte Maggiore e del Monte Santa Croce. Certo. Quindi, se queste risorse poi veramente si concretizzeranno e arriveranno, diciamo noi corriamo il rischio di non poter utilizzare queste risorse. Poi ci si aggiunge, vorrei aggiungere un altro elemento che sul fatto di come saranno spesi, no? Cioè quali progettualità, no? Come diceva prima Rocco, noi riusciremo a mettere in campo. È chiaro che più saremo preparati e più praticamente avremo questi benefici. Certamente, insomma, si deve evitare, la politica dovrà evitare di fare in modo che queste risorse che arrivano vengano destinate, casomai, a sanare, diciamo, delle progettualità in itinere, perché sarebbe, diciamo, effettivamente un non voler cogliere Ci poi. vorrebbe appunto da parte della politica pure più intesa, vedi il problema delle comunità montane in questi giorni, cioè, quelle fa capire proprio la spaccatura. La stessa domanda che dicevo, che chiedevo a dottor Milo, ecco sul recovery, è Lorenzo, importantissimo. il recovery plan è una grande occasione. Ecco, io sono fiducioso, sono speranzoso e dobbiamo anche avere, ecco, queste iniezioni di fiducia, altrimenti se cominciamo a piangerci addosso, insomma, non ne veniamo fuori. Quindi io credo questa sia una grande opportunità. Noi dobbiamo affrontarla in modo serio con, ripeto, 3-4 progettualità serie che siano, ecco, ne abbiamo discusso prima della sanità, che può essere la mobilità legata anche alla viabilità, vuol dire, perché di là di fatto abbiamo Esatto. una rete viale sul Matese, diciamo così, che è un colabrodo, insomma. Quindi anche questo, insomma, intensificare le strutture, quindi le strutture primarie. E poi dopo di questo arriverà il turismo sostenibile, sicuramente il parco potrà essere un motore. Io dico, noi ci dobbiamo credere sul parco, faccio giusto una parentesi. Allora, io ho vissuto un po' il parco nazionale, il parco regionale attuale, insomma, è partito male. È partito male perché ci hanno detto questa è la perimetrazione, e una volta fatta la perimetrazione vanno subito in vigore le norme di salvaguardia, che sono norme temporanee, però sono rimaste temporanee da 20 anni, insomma. Quindi, e non c'è stato mai il piano del parco, ovvero il piano di sviluppo. Io credo che quello nazionale legato ad un piano di sviluppo serio. Quindi si riescono anche, come dire, anche avendo un confronto con tutte le associazioni che operano sul territorio, quelle del turismo, le associazioni, ma anche le associazioni dei cacciatori, insomma, con tutte le associazioni che sul territorio operano, che devono non solo essere da supporto, come diceva Angelo, voi dovete essere anche da pungolo, perché se, ecco, ci date, come dire, allora abbiamo una motivazione in più. Quindi io credo anche in questa grande forza delle associazioni che abbiamo sul territorio. La nostra trasmissione termina qui, grazie ai nostri ospiti, alla regia e a voi che ci avete seguiti da casa. Alla prossima, sigla.